Sei giorni in un'unica puntata. Die pro die. Sei giorni. Siamo dietro il palcoscenico di questa grande giornata, di questo grande concerto che è naturalmente già iniziato. Giancarlo Longoni con noi, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Come va Giancarlo? Benissimo. Come ti sembra questa festa? Eccezionale, una bella cosa, anche dove è stato proprio organizzato c'è una cosa proprio veramente bella. Abbiamo visto... Di solito magari sai, queste cose si fanno nelle piazze, sempre bello ugualmente, però sai questa cosa qua, il paesaggio è splendido, eccezionale. Una bella cosa proprio. Mi hanno detto che questa mattina è stato bellissimo anche tutta la manifestazione, le pecore, il taglio della... C'eri tu, hai visto? No, guarda, no, su questo non ti posso dire niente perché purtroppo io per impegni di lavoro non sono potuto essere qua presente, quindi no, so che è stata una cosa molto bella, però io purtroppo non ero presente. Scusa. Vieni qua, ma cosa stai facendo? Che cammini così, ma cosa da fare ti serve? Tu la ci fai? No, dimmi che... No, sono qua ospite in giro con delle amiche. Non dai un bacio? Dove? Come dove? Ma dai, guarda, lui è con tuo marito, eh? Ciao. Ci fai lavorare oppure cosa dobbiamo fare? Era simpatico. No, scusa, no, con calma, ciao. Senti, dimmi mi fai un favore Giancarlo? Sì, io sono stanco. Vai, che so, da Ambra, puoi farmi i veci, fai qualche domanda ad Ambra. No, boh, dai, non ti voglio rubare il lavoro, io non sono bravo in queste cose, credimi, dai. Preferisci Ottavio? No, no, guarda, non mi mettere in queste cose qua, lo sai che io sono molto timido, quindi non so fare queste cose. Ciao. Ciao, ciao, boh. Stammi bene, ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao. Buonasera a tutti. Vedo che è molto impegnata Ambra pure in questo momento. Ottavio? Sono molto impegnati un po', non so cosa dirti. Ottavio, mi hanno messo a fare il presentatore. Ciao Ottavio, dimmi una cosa ti vorrei chiedere, cosa ne pensi di tutta questa organizzazione, questa manifestazione che si tiene oggi qua a Nuoro? Mi sembra finalmente, insomma, una bella cosa perché, come ho avuto occasione di dire anche stamattina, questo progetto è molto bello perché va al di là della musica, cioè la musica è uno degli elementi del contesto e il contesto vuol dire mettere in evidenza l'attività produttiva principale della nostra cultura, cioè l'attività, il pastoralismo, quindi tutto il mondo produttivo, gli allevatori e poi naturalmente gli artigiani, quindi tutte le attività produttive, l'abilità e la bellezza dei manufatti, quindi insomma, e poi la musica che chiaramente... Esatto. Conclude nel miglior modo possibile questo progetto. Quindi viva Voci di Maggio e speriamo che sia veramente un progetto di lunga vita. Grazie Ottavio, ti ringrazio. Nome? Drigo. Cognome? Drigo. Mestiere? Drigo. Ciao. Ciao. Un grande premio il cui unico limite è che pesa 20 kg, per cui attualmente ho il braccio... Quindi sei un momento di sofferenza. Festa. Sì, sì, soffro. Io sono grande, ciao. 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 Elio, ciao. Ciao.